La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Ed è nuovamente con noi oggi Diego Bono, direttore del Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Ben trovato, direttore. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Stereo 5. Oggi ci teniamo a parlare di tutto ciò che riguarda la neve. Io lascerei a lei la parola perché di prodotti legati alla nostra stagione invernale, insomma, ce ne sono davvero diversi. Sì, esatto. Il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest segue il reparto neve da ormai oltre 40 anni. Negli anni 70 il Consorzio Agrario era stato uno dei primi venditori di queste tipologie di prodotti e tuttora siamo operativi con i marchi primari del mercato. Mi riferisco in particolar modo agli spazzaneve e mi riferisco ai marchi Stiga, che è un marchio tutto italiano che oltre agli spazzaneve ha anche una vasta gamma di prodotti per il giardino. Poi c'è la MTD, che è un prestigioso marchio americano, vendiamo anche Canadiana e altri marchi ancora. Sono spazzaneve tutti di ultima generazione, con delle tecnologie nuove denominate prestadio, che permettono a lancianeve, spazzaneve, di non intasarsi mentre sposta la neve molle. Oltre ai lancianeve e spazzaneve abbiamo anche altri prodotti sempre per questa stagione, perché finché non nevica gli hobbisti ma anche i professionisti sono tutti impegnati con la potatura e l'abbattimento. Il Consorzio Agrario commercializza in prevalenza i prodotti Oleomac, che anche questi sono primari prodotti sul mercato, e abbiamo altresì i soffiatori, sempre sia per le foglie ma che vanno bene anche per togliere la neve quando ce n'è poca, quando c'è proprio solo quella leggera polvere sui cortili. Ecco, come volevasi appunto dimostrare, abbiamo detto prodotti ce ne sono davvero molti, ma a chi si possono rivolgere i clienti, i nostri ascoltatori, quindi, per trovarli questi prodotti che ha citato? Nella provincia di Cuneo abbiamo una vasta gamma di prodotti nella nostra sede di Cuneo Ronchi, dove esiste personale specializzato anche per la riparazione e per l'assistenza post vendita. Se ci farete il piacere di venire a visitarci nella nostra sede, riceverete da questo personale specializzato anche un simpatico omaggio, oltre all'illustrazione dei prodotti di cui vi ho raccontato. Oltre alla sede di Cuneo Ronchi potete trovare anche un allestimento adeguato nel punto vendita di Castelletto Stura o anche nella nostra officina convenzionata Giorgis nel comune di Boves. A proposito di officine, abbiamo una vasta rete di officine convenzionate per l'assistenza post vendita, perché non dimentichiamoci mai che oltre a vendere un prodotto il Consorzio Agrario segue il cliente anche nel post vendita, garantendogli un'assistenza, una manutenzione, una revisione adeguata in tempi rapidi con del proprio personale specializzato. Infine potete scaricare la nostra app oppure visitare il nostro sito www.capnordovest.it per avere ulteriori dettagli sui nostri punti vendita e i nostri siti dove comprare i nostri prodotti. Direttore, io la ringrazio per queste indicazioni. Noi salutiamo Diego Bono, direttore del Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Alla prossima. Grazie Mariella, grazie a tutti gli ascoltatori. L'Unione Europea cambia rotta e mette finalmente i dazi per fermare l'invasione di riso asiatico dalla Cambogia e dalla Birmania, che per anni ha fatto concorrenza sleale ai produttori italiani, nonostante l'accusa di violazione dei diritti umani ed addirittura di genocidio internazionale per i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya. E quanto è emerso nell'incontro recentemente organizzato da Coldiretti a Roma, vista la decisione di applicare la clausola di salvaguardia con i dazi sulle importazioni di riso da questi paesi, assunta dal Comitato Sistema Preferenze Generalizzate su proposta della Commissione Europea. Il Comitato ha votato a maggioranza l'imposizione di misure di salvaguardia richieste dall'Italia con 13 voti a favore, tra i quali la Francia, 7 astenuti, tra i quali la Germania, e 8 contrari, tra i quali la Gran Bretagna, con la mancanza di una maggioranza qualificata che consente ora alla Commissione di procedere con le misure da lei stessa proposte,
che prenderanno effetto da metà gennaio 2019. Un risultato frutto delle nostre mobilitazioni, sia nelle città, come l'ultima dello scorso 18 novembre a Vercelli, sia degli incontri nelle sedi istituzionali, che ha portato Bruxelles a riconoscere il danno economico dovuto ai volumi di importazioni di riso che giustificano l'attivazione della clausola di salvaguardia e lo stop alle agevolazioni a dazio zero. Il riso indica prodotto in Cambogia e Myanmar arriva infatti sul mercato dell'Unione Europea in volumi e livelli di prezzo tali da determinare serie difficoltà agli operatori europei del settore e pertanto è stato giustamente deciso il ripristino dei dazi nel triennio 2019-2022, commenta Paolo Della Role, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella con delega al settore risicolo. Nonostante le accuse di sfruttamento del lavoro, anche minorile, i due paesi asiatici hanno goduto fino ad ora da parte dell'Unione Europea del sistema tariffario agevolato a dazio zero per i paesi che operano in regime EBA, tutto tranne le armi. È ora di dire basta, evidenziano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Questa è una misura indispensabile al fine di difendere il nostro riso piemontese. Ricordiamo oltretutto che il Piemonte resta la regione italiana con i numeri maggiori a livello produttivo, con 117.000 ettari, 8 milioni di quintali di produzione e quasi 1.900 aziende. Coldiretti Piemonte, proprio per denunciare la realtà dei paesi che fanno concorrenza sleale al riso italiano, ha realizzato un filmato unico nel suo genere che documenta la verità di quei luoghi e della situazione generata alle popolazioni dalle multinazionali e dai governi. Domani a Cherasco, dalle 9, presso la sala convegni del ristorante La Porta delle Langhe, si terrà un importante convegno dedicato alla cimice asiatica, in cui verranno presentati i risultati della ricerca tecnica gestita dai tecnici Coldiretti e scientifica gestita dall'Università, dal settore fitosanitario regionale e dalla Fondazione Agrion. Si analizzeranno la presenza della cimice asiatica sul territorio, le conseguenze sull'annata 2018 ed i metodi di lotta, tra cui quella biologica. Il convegno si pone a chiusura di un'attività annuale finanziata da Fondazione CRC e Ferrero, che ha permesso di ottenere importanti risultati pratici che verranno presentati domani. Interverranno ad inizio mattinata anche il neoeletto presidente regionale Coldiretti Roberto Moncalvo e l'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Ferrero. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro. Un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.